Morti e sovraffollamento. Le carceri della Campania sono fuori di tanti problemi, spesso irrisolti, che evidenziano il momento di crisi del sistema penitenziario. L'osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone Campania ha dato notizie di 2 decessi nella giornata di ieri. Nel carcere di Secondigliano, secondo le notizie di Antigone, è morto per cause naturali un uomo di 79 anni, mentre nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa il decesso riguarda un internato, VN, di origine napoletana di 65 anni. Sul sovraffollamento di Poggioreale, invece, hanno detto la loro il procuratore capo di Napoli, Giovan Domenico Lepore, e il procuratore aggiunto, Rosario Cantelmo. Se Poggioreale è pieno vuol dire che noi stiamo lavorando bene, stiamo facendo le ritate quasi, quindi automaticamente. Però è una situazione che naturalmente non spetta a noi, ma che comunque va risolta, perché chiaramente non può rimanere, perché altrimenti, come capita molto spesso, è capitata nel passato, durante il periodo estivo diventa un motivo di insofferenza molto accentuati. Speriamo appunto che il Ministero, il DAP, provveda per tempo allo smistamento di questa gente, almeno di quelli che non debbono necessariamente stare a Napoli, di trasportarli e trasferirli in altri carceri del nord Italia più liberi. E forse la soluzione da evitare è quella dell'indulto, per la verità, diciamo, le ultime esperienze ci insegnano che la strada da seguire sicuramente è altra. Sì, ci preoccupa, ma insomma noi siamo poi esterni a questo tipo di logica. Possiamo di tanto in tanto dare i nostri pareri se e quando siamo compulsati per situazioni specifiche. E certo, sicuramente l'idea di tutti, dell'ufficio, è quella che il carcere deve essere dignitoso, e questo mi sembra ovvio e scontato, e probabilmente in questo momento Poggioreale ha dei limiti sotto questo profilo.